È un presidente Covarelli più sereno del solito, quello della conferenza stampa di metà settimana. Il suo Perugia, nonostante il punto di penalizzazione lassù tra le prime e tutti gli adempimenti in scadenza 30 settembre, sono stati regolarmente onorati. La società è più compatta di un anno fa, Marcaccio e Pagliari vanno a cena insieme e stanno trovando piena sintonia di lavoro. In più Ercolano sta tornando quello di una volta e in attesa che anche Paponi si sblocchi, chi lo conosce giura che sia ancora al 50%, le potenzialità di crescita sono ancora notevoli. Guai però a fare voli pindarici perché i tranelli sono sempre dietro l'angolo, dice Covarelli. In città si respira però euforia e c'è già chi guarda la sfida di Cremona come il big match di questa prima parte di stagione. Prima però c'è l'ostacolo Viareggio e il gruppo è fortemente intenzionato a fare il massimo per conquistare più punti possibile. Certo, anche in clima in società ha contribuito a rasserenare l'ambiente. Rispetto all'anno scorso non ci sono più fratture e la fiducia reciproca ha tranquillizzato la squadra che trova in Pagliari Marcaccio un unicum di riferimento. La squadra che vince non si tocca e per domenica l'unica variazione è rappresentata dal recupero di Cazzola, che sarà probabilmente in panchina. L'amichevole contro la Berretti è finita 6-0, nel primo tempo in gol Paponi, Martini e Del Core, nella ripresa reti di Del Core, Federici e Cazzola. Riposo precauzionale solo per Sergio Ercolano, che dopo il gol vittoria è stato abbracciato anche dal DS Marcaccio, un episodio che non è sfuggito ai più. Dopo il non utilizzo di Como, l'attaccante ha avuto un chiarimento con il direttore sportivo, che gli ha ribadito la fiducia di tutto l'ambiente, del tecnico e dei compagni. Colloquio che ha contribuito alla rinascita morale e psicofisica del bomber di pianura.